L'appuntamento adesso è con le fonti Instant Focus, notizie, approfondimenti, anche suggerimenti da questo nostro spazio arrivano perché affrontiamo un po' i temi caldi dell'economia e del business a 360 gradi. Vi faccio subito una domanda provocatoria, magari se volete intervenire attraverso il nostro numero di WhatsApp. Fare impresa oggi conviene? Eh beh, detto così, forse la risposta più spontanea sarebbe no, ma perché? Perché ovviamente arriviamo da 2 anni di pandemia, con un sacco di restrizioni, ancora la situazione non si è calmata, ancora ci sono restrizioni dovute all'utilizzo del Green Pass che comunque limita, no? L'accesso anche a luoghi ed attività. Molti lavoratori non possono, se non a fronte ovviamente del vaccino, recarsi al lavoro. Peraltro in questo momento i contagi sono molto elevati, quindi molti lavorano con smart working, insomma. Quindi il discorso dell'impresa, poi non solo difficoltà legate alla pandemia in Italia, sappiamo molto bene come non sia facile fare impresa per la burocrazia che abbiamo, insomma, quindi non diamo sempre la colpa al Covid e a quello che è successo negli ultimi 2 anni. Fare impresa sicuramente in Italia non è mai stato facile. Detto questo, io mi taccio perché non sono certo io l'esperta della situazione, però è l'argomento di cui parleremo oggi e magari scopriremo anche che è il momento buono per avviare un'attività, perché no? E allora io saluto Davide Crippa, Head of Corporate Finance di Arpe Group, che è collegato con noi. Davide, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Io non so se sono stata troppo catastrofista nella mia premessa, però dimmi solo questo e poi dopo naturalmente spieghiamo un po' quello di cui ti occupi nel dettaglio. È vero che fare impresa in Italia, insomma, non è mai stato facilissimo, giusto? Non è mai stato facilissimo e oggi più di prima si sono persi un po' i riferimenti, le coordinate per fare impresa. Quindi abbiamo parecchi imprenditori che stanno cercando una nuova geografia. Ecco, già questo è un ottimo spunto. Diciamo che complice la pandemia, ma non solo, no? Si stanno cercando dei nuovi modi di fare impresa. Insomma, diciamo che probabilmente la pandemia, come su tanti altri aspetti, ha accelerato anche la ricerca di una nuova geografia, come la definisci tu, per le imprese, è corretto? Esattamente, noi arriviamo nel 2020 in cui abbiamo avuto moltissime imprese che hanno sostituito il fatturato col debito. Nel 2021, quindi quando chiuderemo adesso i bilanci, avremo l'effetto invece sul margine primo e quindi sulla marginalità dovuta all'aumento del prezzo delle materie prime, dei costi di spedizione e quindi il 2023 i nodi arriveranno al pettine. Per quest'anno si prevede un effetto, diciamo, di fine di spinta inerziale da parte delle politiche monetarie e fiscali, di tutto quanto i sussidi messi in campo. Le imprese oggi devono trovare un nuovo modo di reagire a questo, diciamo, nuovo mondo, e quindi per migliorare bisogna cambiare. E vale il detto, le aziende che fanno sempre lo stesso business prima o poi non faranno più business. Bisogna agire prontamente sul quadro strategico, sui modelli di via, quindi su tutta una serie di attività perché per essere più competitivi. Certo, è chiaro che sembrerebbe un po' il classico cane che si morde la coda, perché? Perché in un contesto ovviamente penalizzato, no? da tante X, diciamo così, come dire, si potrebbe dire, ma adesso mi metto a cambiare strategia. Sì, la risposta è questa, no? Mi sembra di capire. Quindi se ti dovessi chiedere anche, rincarando un po' la dose, ne vale la pena oggi? Cioè fare impresa oggi vale la pena? Cosa rispondi? Allora, direi ne vale la pena, ci sono grandi opportunità ancora, bisogna cambiare la mentalità, bisogna ripartire, ma questo è un esercizio che noi consigliamo spesso di essere sempre delle start-up. Nulla acquisito, bisogna sempre trovare un vantaggio competitivo, nuove forme di vantaggio competitivo, riprendendo il libro bestseller internazionale in cui dice dall'oceano rosso si arriva sempre a un oceano blu, bisogna cambiare il quadro strategico. Si pensa poi ad esempio alle compagnie aeree, quando
il concetto, il quadro strategico ben delineato in cui vi erano operatori che lottavano sul prezzo, sulla possibilità di scegliere il posto, la possibilità di scegliere il pasto, siamo arrivati addirittura al pasto stellato su determinate tratte, arriva negli Stati Uniti Southwest Airline e compara il viaggio aereo al viaggio dell'auto, quindi no pasti, no scelta del posto, ma elevata frequenza delle tratte, nascono lì così le compagnie low cost, certo, che era un mercato ipercompetitivo. Quindi la strategia, l'opportunità la si trova. L'imprenditore sì, però è molto concentrato oggi, testa bassa, a cercare di far fatturato. La possibilità di fermarsi, iniziare a capire quali sono le leve per poter arrivare a quelli che oggi non sono i clienti, non clienti, certo, e quindi concentrarsi su varie opportunità. Quindi vale la pena, è più difficile. Allora, Davide, intanto diciamo subito perché ci stai parlando di questi temi e perché ci siamo rivolti a te per parlare di questo, di piccole e medie imprese. Tu ti sei sempre occupato, no, di questo aspetto e di come fare per in qualche modo indirizzare le imprese a raggiungere questi obiettivi, partendo proprio da una riflessione che è quella di cui tu ci stai parlando a monte, giusto? Esattamente, sì, noi come Arpe Group ci occupiamo di consulenza strategica per le piccole e medie imprese. Da sempre abbiamo cercato di portare quella consulenza, un tempo destinata solo alle grandi imprese, al mondo delle piccole e medie imprese. E quindi ci occupiamo dalla ristrutturazione, riorganizzazione aziendale alle quotazioni in borsa per quelle imprese ad alto potenziale di crescita. Quindi guardiamo nell'ottica sia delle società investment grade, quindi che vanno molto bene, che quindi ambiscono a mercati come quello borsistico, e l'emissione di strumenti di mini bond che ci ha visti coinvolti quest'anno in diverse operazioni, ma anche la riorganizzazione aziendale, a ritrovare l'equilibrio economico-finanziario, a affiancarci all'imprenditore per trovare quelle soluzioni che oggi fatica a cogliere, cercando di portare tutto quello che è di nuovo, perché sono molte oggi le tendenze anche provenienti dall'America allineare. Oggi fondamentalmente è un problema molto spesso di organizzazione e cultura aziendale. Ok, ma quando io prima dicevo un cane che si morde la coda, ti posso chiedere, se è possibile, magari non c'è una vera e propria percentuale, ma cerchiamo di ipotizzare insieme, quante aziende credono in questo processo in un momento difficile? Perché poi, ripeto, quando tutto va bene magari viene spontaneo, no? Dire vabbè, proviamo a vedere di portare innovazione e di dedicarci a qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo fatto fino a questo momento, in un momento ovviamente in cui ci sono troppi punti interrogativi, peraltro a parte i punti interrogativi legati al Covid, sappiamo molto bene anche il rincaro delle materie prime, il rincaro delle bollette, gas, luce, che colpiscono prima di tutto le imprese, poi a cascata ovviamente tutti noi che siamo consumatori, cioè tutti siamo consumatori, però ovviamente le imprese in una misura molto più ampia. Insomma, quante credono nella possibilità ora, perché prima ti ho chiesto appunto ne vale la pena, di fare questo salto, si può dare una percentuale? Guarda, il nostro osservatorio è un osservatorio privilegiato in cui noi la percentuale è molto alta, nel senso che le imprese che si rivolgono a noi si aspettano questo, quindi vediamo a volte sì un leggero sconforto, ma dall'altra la voglia di buttare sempre il cuore oltre l'ostacolo, quindi di perseguire il nuovo, di portare l'organizzazione a elevarsi alla potenza, e quindi chiedono quali sono le nuove forme, perché oggi l'imprenditore italiano è quello delle piccole e medie imprese, quindi un imprenditore diciamo solo al comando, le sue riflessioni sono le riflessioni che sono monologhi allo specchio, è difficile avere l'opportunità di un confronto, ad esempio in un consiglio di amministrazione con consiglieri indipendenti, si trova da solo a prendere delle scelte e a volte ricorre all'ex amico bancario, ricorre all'imprenditore anziano che ce l'ha fatta, però non è un'attività sistemica, e quindi tendenzialmente dal confronto, dall'opportunità, dal capire che da soli non ce la si fa, ma insieme il collettivo
porta dei risultati, diciamo che questa spinta, questo interesse, questa curiosità c'è, anche perché c'è bisogno sia da un punto di vista macroeconomico di qualcuno che dia una lettura e quindi una sorta di ordito e trama, cioè avere quali sono i trend del particolare settore di elezione e poi avere anche un piano operativo calato a terra. Certo. Quindi, strategia, vedi, noi elaboriamo molti piani industriali. Nella mia vita avrò elaborato più di 100 piani industriali, quindi da lì si vede la necessità di avere una strategia per poi calarla nei numeri. Quindi obiettivo, strategia per raggiungere l'obiettivo, piano operativo che mi permette di traguardare la strategia e poi chi mette a terra, quindi l'organizzazione delle persone affinché non rimanga qualcosa che è nella penna dell'imprenditore ma non trova traduzione. Quindi, è vero. Sì, sì, perché a volte, visto che tra poco parleremo anche di libri e vi spiegheremo perché, anche quando magari si vuole scrivere, no? Cosa che io faccio, quindi traduco su me stessa, abbiamo nella testa delle cose ma non riusciamo poi a metterle nero su bianco, così vale in scala più ampia naturalmente per quello che è il piano strategico di un'azienda, magari si sa dove si vuole arrivare e si hanno le idee chiare, però poi gli step per arrivarci non sono poi così automatici, no? Credo che sia questa la parte più complicata. Visto che ho anticipato la parola libri, prima di far vedere anche una cosa in grafica, cambiamo titolo perché abbiamo scoperto, cioè ho scoperto, ecco, tramite te, che esiste un punto G delle imprese. Ora, i nostri amici staranno probabilmente facendo un sorrisino e sappiamo perché, ma spieghiamo subito di cosa stiamo parlando. Intanto, che cos'è questo punto G delle imprese? Allora, G sta per Governance Innovation. Ecco, intanto abbiamo visto, questo è il tuo libro, perché così insomma, diciamo, non siamo diventati completamente pazzi qui alle Fonti TV. Allora, esatto, stavi dicendo, scusami, vai avanti, G sta per... Governance Innovation, il titolo era scherzoso perché il libro vuole essere un libro d'impatto, un libro che sbatte in faccia quello che l'imprenditore dovrebbe fare per elevare la sua impresa rapidamente. E quindi Governance Innovation perché c'è bisogno di innovare la governance. Se ipotizziamo che l'impresa è un flusso e quindi è governance, è modello di business, amministrazione, finanza e controllo, comunicazione strategica, link con la comunità industriale, molti imprenditori sono affetti da quella che io chiamo la sindrome di Nogi. No Governance Innovation, è quella sindrome che spinge il decision maker a non prendere decisioni sperando che il mercato spintaneamente ti porti al successo. Come sai, così non è. Bisogna avere un piano specifico, bisogna avere delle azioni chiare, un obiettivo e, come ti dicevo, una strategia. Quindi mi sono scontrato con molti aspetti di imprenditori che hanno ereditato l'azienda, che non hanno più le coordinate, che si trovano a non una barchetta in mezzo al mare spinta dalle onde. Quindi volevo dare, secondo quello che era il DNA di quello che ho visto da imprenditori di successo, anche l'opportunità di cercare di dare una chiave in forma di domande aperte con un test che ti potesse portare a mettere quali sono i nervi scoperti che l'imprenditore deve andare a gestire per poter manipolare l'impresa e renderla un'impresa di successo. E questo libro è sostanzialmente rivolto a imprenditori, ma anche a studenti, a giovani, cioè diciamo che è aperto a tutti, giusto? Soprattutto a chi fa già impresa, però chi probabilmente vuole anche avviare una nuova attività, è corretto? Perfetto, sì, centrato, imprenditori, start-upper, studenti che vogliono una traduzione pratica di quello che magari non hanno visto all'università, è trasversale e quindi ti permette di arrivare a capire effettivamente l'impresa. Molti imprenditori mi hanno detto è quello che avevo in testa, ma finalmente me la sono trovato tradotto
su carta su cui posso riflettere. Quindi tu, Davide, hai l'idea come ti è venuta? Cioè, ma non tanto diciamo dell'argomento che è quello di cui ti occupi tutti i giorni, il fatto di fare una sorta di interrogatorio, che poi è un interrogatorio simpatico, no? Perché è giusto ogni tanto anche confrontarsi. A volte pensiamo di sapere delle cose, invece poi ci rendiamo conto che non le sappiamo poi così bene. Fai delle domande capaci di stimolare proprio questa riflessione di cui tu parli, e poi alla fine del libro c'è una sorta di pensatoio, no? Allora, quindi si sviluppa in questi due ambiti. Come ti è venuta questa idea di renderlo in questo modo il libro? Io parto dal presupposto di avere del potere della domanda. La domanda ha un potere importante, ti permette di andare a colpire quello che magari non hai pensato e invece devi fermarti a pensare. E quindi ho strutturato un percorso con 72 domande che coinvolgono tutta l'organizzazione aziendale con aforismi e commenti che servono per dilatare il pensiero, poi tradotti dandosi un'autovalutazione, si arriva a un pittogramma che fa emergere effettivamente quali sono le azioni, le priorità da mettere in azienda per portare l'azienda a successo e quindi fare un po' di ordine e di avere lo stimolo per arrivare a migliorare l'organizzazione. Questa Ok, è stata la traduzione. pensi ci Buona sarà un parola seguito? Pensi ci sarà un seguito di questo libro? di questo. Sì, le idee sono tante, quindi tendenzialmente il mio mondo è un mondo in continua evoluzione, in cui serve oggi più che mai dare nuovi strumenti di lavoro. Il libro in realtà è un manuale di lavoro. Sì, ecco. Che è anche giusto, perché sai, in questo caso con argomenti di questo tipo è bene avere un manuale più che un libro dove magari si affrontano discorsi con termini anche complicati, no? Invece proprio deve essere alla portata di tutti. È giusto così. Allora, possiamo rivederlo ancora un istante in grafica? Chiedo alla regia il punto G della tua impresa, sai come raggiungerlo? Titolo anche, vedete, molto originale, dove appunto G sta per Governance Innovation, e la parola innovation racchiude tutto. Tutto quello di cui abbiamo parlato in questi mesi, in questi anni, quindi insomma ci ha aiutato anche a ribadire cosa bisogna guardare e dove bisogna rivolgersi per fare impresa. Abbiamo scoperto insomma che vale la pena nonostante le difficoltà, insomma ovviamente poi facendosi consigliare, che è sempre la cosa migliore. Grazie Davide Crippa, Head of Corporate Finance di Arpe Group, per essere stato con noi. Leggeremo naturalmente il tuo libro, io l'ho già letto un pochino, vediamo, sto cercando anch'io di rispondere a delle domande, ti farò sapere poi che voto mi darò da sola, e poi eventualmente me lo darai anche tu, però invitiamo insomma a chi ci segue, soprattutto gli imprenditori e non solo, a leggerlo, perché è molto molto divertente e utile. Grazie mille, Davide. Grazie a te e una buona giornata.